A Maddaluni, in provincia di Caserta, esiste un luogo magico in cui è possibile immergersi nell'atmosfera del Natale praticamente ogni giorno dell'anno. Stiamo parlando del laboratorio dove Sabino Di Nuzzo, pasticcere, e Michele Campolattano, operaio metalmeccanico, dismettono la divisa dei rispettivi mestieri per diventare maestri dell'arte presepiale. È una passione che nasce in tenerissima età, quella di Michele e Sabino. Michele sogna infatti di realizzare il suo primo presepe a soli 7 anni, dopo averne acquistato uno in un negozio calatino. Sabino addirittura a 5, guardando il nonno allestire il suo. Allora, la mia passione per il presepe nasce con il nonno Tommaso, nonno paterno. Aiutavo il nonno ad allestire il suo presepe. Il nonno abitava in un basso qui a Maddaluni, nella parte storica di Maddaluni, ed era consuetudine per tutti gli abitanti del rione andare a fare visita al presepe di zio Tommaso. Quindi il nonno nel periodo natalizio aveva le porte spalancate e tutti entravano a visitare il presepe di nonno Tommaso. Quindi aiutavo lui e il nonno, poi a casa crescendo con i miei fratelli, papà, andavamo a prendere il muschio in montagna, gli alberelli e allestivamo il presepe di casa. La mia passione per il presepe nasce che ero ragazzo che andavo a scuola e c'era un negozio qui che vendeva libri vicino alla scuola che ogni anno, verso novembre, allestiva la vetrina con presepeini e con pastori in terracotta di plastica. Io rimasi folgorato da questo mondo di questi pastori e da lì comprai un presepe che ce l'ho ancora. Da quel presepe poi mi è nata tutta la fantasia, iniziando prima con la carta, poi con le scatole di cartone e poi via via. Diciamo da autodidatta mi sono affinato sulla tecnica del presepe, anche grazie alla fine ho conosciuto il maestro Gaetano Ercolano che grazie a lui ho affinato la tecnica. Un amico mi portò il giorno dell'Immacolata a visitare San Gregorio Armeno, mai stato, e parliamo di ero ventenne, dai. Quindi il giorno dell'Immacolata, sai che casino che c'è in quella strada, e mi giravo intorno e guardavo tutti questi presepi e dicevano, mi trovavo, ero come un bambino a Luna Park, la prima volta che entro in Luna Park, e mi promisi di riuscire a realizzare anch'io questa tipologia di presepi. Dovevo diventare bravo a fare anch'io questi presepi. Mi recai a San Gregorio Armeno dopo vari giorni, volevo imparare quest'arte, approfondire artisticamente quest'arte, e nessuno mi aprì le porte. L'unico fu Mario Capuano, il mio maestro Mario Capuano. Sono stato ospite nella sua bottega per qualche anno, ho imparato come si fa un vero presepe napoletano. Ho conosciuto il mio amico, per sfortuna sua, il mio amico Michele Campolattano, parliamo più di 20 anni fa. Perché a Maddaluni una ventina d'anni fa si facevano delle mostre anche nei portoni a Maddaluni e io ho presentato un'opera e Sabino è venuto alla mostra, diciamo, ci siamo conosciuti là. Già mi colpì perché era molto bravo e mi rimasi incantato dal presepe di Michele e da lì nacque questa amicizia. Poi abbiamo aperto un laboratorio a Maddaluni, lo dividevamo io, Michele e un altro amico, il maestro Pietro Morano, e stavamo insieme in questo laboratorio. Poi ci siamo divisi perché avevamo bisogno di spazi, perché le scenografie erano sempre più grandi. Abbiamo macchinari e quindi abbiamo adesso due laboratori a distanza di 30 metri l'uno dall'altro, ma collaboriamo al 95% insieme per ogni scenografia. Decorazione domestica e non solo, possiamo ormai pacificamente affermare di uso comune in questo periodo dell'anno, ritroviamo il tipico presepe napoletano in pressoché ogni casa, eppure non sappiamo quasi nulla del lavoro che vi è dietro, motivo per cui abbiamo rivolto qualche curiosità ai due maestri. Praticamente il presepe si fa con un'anima di legno, di compensato di 4 mm e poi dopo viene rivestito con un sughero. Il sughero, devo ammettere che il sughero non è tutto quanto uguale, cioè ci sono varie tipologie di sugheri. C'è un sughero pretrattato che sarebbe a fogli di vari spessori, di parte da 1 mm fino ad arrivare a un paio di centimetri, perché serve per fare intonaco e mattonatura. E poi c'è una sorta di scorza praticamente di sughero, di corteccia, che praticamente ci sono due o tre tipologie. C'è una tipologia che si chiama pelle di coniglio, che somiglia proprio alla pelle del coniglio, che è un sughero molto più spesso,
e c'è la corteccia normale, che praticamente dipende dalle annate che si hanno sull'albero praticamente. Allora esistono tre tipologie di presepi: quello napoletano, popolare, palestinese, biblico storico. Quello biblico storico è ambientato nella Palestina. Quello popolare è ambientato, si tende a riprodurre uno scorcio del proprio paese, quindi una zona caratteristica del proprio paese, si riporta sul presepe popolare. Poi il presepe napoletano viene rappresentata cinque scene evangeliche. C'è la Natività, la Taverna Diversorium, l'Adorazione dei Re Magi, l'Annuncio ai Pastori Dormienti e la Gloria degli Angeli. Questo è il presepe napoletano. Il presepe napoletano non è altro che la rappresentazione della nascita di Cristo ambientata nella Napoli del Settecento. È come se volessimo che Gesù fosse nato a casa nostra. Allora, il Tempio sul presepe. Diciamo che il presepe è anche c'è una memoria storica del presepe, perché tutto quello che accadeva, perché gli anni di oro sono il 1700, si dice che lo stesso Carlo di Borbone facesse il presepe, addirittura la moglie vestiva i pastori. E tutto quello che ruotava, diciamo così, intorno alla città, a volte veniva portata anche sul presepe. In quell'anno ci fu la campagna di scave e veniva fuori Ercolano, quindi gli artisti si sbizzarrirono e incominciarono a portare il tempio pagano sul presepe napoletano. Quindi c'ha anche un significato, praticamente perché il tempio viene sempre rappresentato in modo diluto, in modo rotto, perché rappresenta la caduta del paganesimo e l'avvento del cristianesimo, quindi il cristianesimo che praticamente prende il sopravvento sui riti pagani. L'inventore del presepe napoletano fu sicuramente San Gaetano da Thien, un prete di Vicenza che diede prova della sua grande abilità anche quando fu trasferito a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Era bravissimo a fare i presepi già lì. Poi fu trasferito a Napoli, e parliamo del 1500, giù di lì, e anche lì nelle chiese ha iniziato a fare i presepi, nelle varie chiese di Napoli e poi anche nelle abitazioni private. Quindi il primato, l'inventore del presepe napoletano è di San Gaetano da Thien. Per quanto riguarda il pastore napoletano in terracotta, in Creta, lo si deve a Domenico Impicciati, e parliamo già del 1500. Fu lui a far realizzare il primo pastore in terracotta. Se parliamo del pastore napoletano come lo conosciamo noi, ha l'anima in fil di ferro, rivestito di stoppa e con tessuti di seta di San Leo, ciocci di cristallo e arti in legno oppure in terracotta. Questo è il presepe napoletano. E anche lì fu l'inventore fu Michele Perrone e poi il suo discepolo Pietro Ceraso. Michele e Sabino tengono alto il vessillo di questa tradizione plurisecolare. Per il tramite delle associazioni partenopee, gli amici del presepe e presepistica napoletana, cui sono associati, hanno portato i loro lavori in giro per la Campania, per l'Italia e per l'Europa. Adesso siamo molto conosciuti grazie sia alle varie mostre che facciamo in giro per l'Italia, e anche grazie ai social. Siamo molto popolari e questo ci ha portato a fare anni fa già un corso, un info day. Fummo chiamati dall'associazione di Magenta Milano, la più grande associazione Stella Cometa, fummo chiamati a fare per un info day sul presepe napoletano. Poi i nostri presepi li troviamo a Stoccolma in Svezia, Emmenbruck, Lugano in Svizzera, Copenaghen, Malta e Spagna. Un dirigente di una grande casa automobilistica, non facciamo il nome, ci ha commissionato un grandissimo presepe. Ci hanno portati a Budapest, siamo stati là ad allestire questo mega presepe. I due artigiani, ovviamente, non si limitano al pedissequo rispetto della tradizione. A fianco a questa, infatti, scorre parallela la strada della sperimentazione. Diciamo che i presepi sono tutti quanti belli, i presepi noi che facciamo cerchiamo di cogliere tutti i particolari, mantenendo sempre il canone napoletano del Settecento, però diciamo innovandoci e creando anche nuove strutture. Abbiamo fatto qualche anno fa un tempio di Vesta che era circolare rispetto ai canonici praticamente presepe che si vedono a Sacra Coramele, che sono sempre quelli là. Abbiamo fatto questo tempio di Vesta, che è una bella struttura che poi abbiamo portato a Napoli ed è stato anche
esposto nel Duomo di Napoli, che adesso l'abbiamo regalata alla chiesa, al Duomo di Gaiazzo. Abbiamo realizzato con la tecnica del Settecento soprattutto, però utilizzando anche stavolta carta pesta, utilizzando, perché a noi piace anche praticamente a noi sperimentare nuove tecniche, quindi con la carta pesta e sempre come con il sughero. Noi tutto quello che facciamo cerchiamo di attenerci a quella che è la tecnica anche della muratura, quindi l'opus reticulatum, l'opus spigatum, il mattonato, tutto quello che si vede nella costruzione dei templi romani, noi cerchiamo di portarlo sul presepe, bisogna essere quanto più fedele possibile. Da una ventina d'anni a questa parte, le opere di Sabino e Michele vengono esposte dall'8 dicembre al 6 gennaio all'interno del Villaggio dei Ragazzi. Dal 7 gennaio si lavora già ai progetti abbozzati per le prossime festività natalizie, in quella che è ormai a tutti gli effetti una sfida continua per il perfezionamento della propria arte.